l'educazione può far tantissimo, perché se noi lavoriamo con i bambini quando sono piccoli sullo sviluppo delle loro potenzialità, noi creiamo dei bambini che poi diventano ragazzi e poi adulti che hanno imparato ad imparare e che vogliono continuamente imparare per tutta la loro vita. Io dico sempre, le maestre facciamo solamente l'essenziale, cioè quelle cose che li rendano veramente competenti e che servono ai bambini. Se imparano ad amare la conoscenza, non solo questa cosa può portare poi dopo al rispetto, a voglia di scoperta, ma ci porta anche a arricchire e in una maniera che per loro diventa naturale, perché sono abituati a questo, questo nostro pianeta. Creando delle persone consapevoli, felici, che conoscono, si crea la possibilità di un mondo migliore. Anche perché io se conosco non ho paura, e se non ho paura non ho paura del diverso, non ho paura di quello che mi accadrà, sarò pronto ad avere strumenti per affrontare la mia vita in modo sereno, felice e con grande apertura verso il mondo. Because without the way you can't get anywhere, you can't get to an aim, you can't have an aim in your life without getting there, right? So I guess what you do on the way, which steps you take, is important. Che se ogni individuo è soddisfatto, felice di se stesso, può contribuire, collaborare, cooperare insieme agli altri in maniera armoniosa, pacifica e soddisfacente. In questa epoca adesso, che è proprio basato sulla comunicazione, dovremmo investire non tutto, ma di tutto e di più sull'educazione, perché è il nostro futuro. Education Can. Cosa può fare l'educazione per noi, per me, per voi, per la società, per tutti? Può fare tutto. È la base, il pensiero, è l'emozione, è la formazione. L'educazione può cambiare il mondo. L'educazione può tirare fuori i talenti e le risorse di ciascun individuo e per questo rendere l'individuo migliore, ma anche la società migliore. So for that education can guide you to the right way to get to your aim. L'educazione può tutto, credo che l'educazione sia veramente la chiave, la porta per una società migliore e credo che veramente sia la cosa fondamentale su cui investire. Beh, l'educazione è fondamentale, quindi l'educazione può far crescere uomini migliori, quindi l'umanità migliore.